Dal 24 agosto 2019 allo storico caffè letterario Le Giubbe Rosse di Firenze è in corso la mostra Dialoghi dal presente dell'artista fiorentino Andrea Simoncini, un artista che i nostri telespettatori ben conoscono, fra poco lo intervisteremo, perché spesso seguiamo non solo le sue mostre ma anche la sua attiva partecipazione a tante manifestazioni espositive delle quali magari parleremo con lui stesso in conclusione del servizio. Prima la parola però al dottor Jacopo Chiostri, che è il responsabile delle attività culturali delle Giubbe Rosse e che ha promosso questa mostra con la vecchia gestione Giubbe Rosse. Poi ormai tutti i giornali, credo d'Italia ma anche d'Europa, hanno parlato delle vicissitudini, per fortuna conclusesi positivamente, di questo storico locale, e quindi ci sarà ora dopo la mostra di Andrea una breve interruzione e poi riprenderà la normale attività culturale all'interno di questo storico locale del centro fiorentino. Questa mostra quindi chiude un ciclo pittorico, un ciclo che tu hai seguito inizialmente con Riccardo Ghiribelli, poi in prima persona, che ha tenuto sempre l'asticella molto alta, mostre di grande profilo che hanno consentito di visitare delle mostre di artisti importanti della nostra città e della nostra regione, a tantissimi turisti che affollano questo locale, ma anche tanti artisti stranieri hanno scelto questo locale come vetrina internazionale. Sì, infatti possiamo dire che si chiude in bellezza con questa mostra di Andrea Simoncini. Mercoledì prossimo sarà il passaggio ufficiale dalla vecchia alla nuova gestione, il locale poi, lo diciamo per informazione, resterà chiuso una decina di giorni per lavori, quindi martedì purtroppo si deve smontare questa cosa, che è durata poco però è stata intensa sia come significato, motivo di quello che Andrea ci ha fatto vedere, e poi come partecipazione, perché c'è stato un flusso continuo di visitatori. E quindi è qualcosa che ci dà soddisfazione, perché siamo riusciti a mantenere una continuità sia pure nelle vicende di cui tu facevi riferimento. Fa piacere ricordare che il Ministero dei Beni Culturali proprio nei giorni scorsi ha deliberato che Giubbe Rosse vada considerato un bene culturale della nazione. Questa è una cosa importante, è un riconoscimento a quello che è stato, ma a me piace dire anche a quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Chi segue in maniera continuativa i nostri servizi ricorderà alcuni di questi dedicati alle mostre promosse da Gabriella Gentilini nel suo piccolo studiolo, d'altronde si chiama studiolo e quindi è piccolo, è un rafforzativo forse non necessario, ma chi ha visto i servizi ricorderà come sia suggestivo questo piccolo spazio ricavato da Gabriella Gentilini al di sopra della sua abitazione, e in questa attività espositiva l'affianca da sempre Andrea Simoncini, col quale credo vi conoscete da forse dagli anni della scuola? No, della scuola, no, dall'inizio degli anni 2000, attraverso le mostre di Firenze Art Gallery, ecco, ci siamo conosciuti lì e poi ho continuato a seguire la sua attività, i suoi lavori, e attualmente è anche vicepresidente del centro studi. Ecco. Quindi, tu hai scritto anche per lui, tra i tanti scritti che gli hai dedicato ce n'è uno estrapolato da altri testi, da altre pubblicazioni, che i visitatori troveranno nella brochure in distribuzione gratuita qua alle Giubbe Rosse. Troveranno anche uno scritto di un'amica della nostra trasmissione, qual è stata Duccia Camiciotti, bravissima poetessa ma anche altrettanto brava critica d'arte, e poi di Silvia Ranzi, con la quale insieme a Andrea c'è una comune militanza, associazione della quale Andrea Simoncini fino a qualche mese fa è stato vicepresidente. Ma siamo qui oggi per parlare di Andrea Simoncini pittore, della sua mostra, delle simbologie, della mitologia, di questo mondo onirico in cui lui ci accompagna. Sì, anzitutto vorrei fare una precisazione, che questa mostra ha avuto una grande partecipazione di pubblico, infatti all'inaugurazione c'era veramente una grande folla fino a fuori, i testimoni, le foto, e quindi abbiamo preferito ritrovarci noi qui adesso in questo momento, per insomma, altrimenti sarebbe stato un po' arduo fare un servizio in quell'occasione.
Comunque vorrei dire che Jacopo Chiostri ha voluto testimoniare questa continuità di questo storico locale con la cultura e con l'arte attraverso questo importante evento veramente di grande livello, invitando Andrea Simoncini ad esporre in questa mostra antologica che raccoglie un po' il suo itinerario artistico. Sappiamo che Simoncini è personalità di vastissima cultura, come ricordavi è stato vicepresidente del Circolo degli Artisti Casa di Dante, è una personalità di grandi interessi, lo possiamo vedere dalla sua arte. Io ho voluto intitolare per questa mostra Dialoghi dal presente, perché è dal presente che lui stabilisce un dialogo dalla nostra attualità, dalla nostra quotidianità, con un dialogo con l'antichità. Si va dal mondo degli Etruschi all'antichità greca, per giungere fino all'arte del Novecento. Infatti ci sono alcuni dipinti nei quali è rappresentato in maniera veramente magistrale, in composizioni di uno straordinario equilibrio, e insomma la tecnica è veramente sublime, la sua tecnica, dove sono rappresentate tutte le varie architetture che nel tempo sono passate nell'umanità. Infatti il suo dialogo si rivolge all'umanità, al nostro presente attraverso l'antichità, attraverso i personaggi dell'antichità, attraverso il mito, attraverso le pietre del passato e i monumenti del passato, per parlarci del nostro oggi, delle tematiche attuali. E quindi è una pittura densa di contenuti profondi, di grande significato, che lui riesce a tramandarci fino a noi attraverso questa sua cifra espressiva del tutto. E anche inserendolo in un contesto onirico molto suggestivo, evocativo. Sì, evocativo, onirico, però di grande concretezza, io direi. C'è sempre un grande studio dietro la sua pittura. Non è una pittura che nasce così dal nulla, è una pittura che richiede anzitutto pensiero, nasce dal pensiero e poi dall'idea, dallo studio, proprio dalla stratificazione della civiltà. Quindi è una pittura di grandi contenuti e anche di grandi riflessioni, di messaggi che lui ci lancia attraverso la sua pittura. Insomma, sarebbe complesso poter così definire in poche parole la sua pittura. E poi notiamo tra l'altro un'evoluzione del suo itinerario pittorico, che si va dai lavori più datati verso una graduale conquista del colore e a una maggiore libertà compositiva. A proposito di questo, Gabriella, in una specie, in una sorta di flashback, appena entriamo alle Giubbe Rosse c'è un quadro, forse due, che anticipano soluzioni espressive future di Andrea. C'è un quadro che è una via di mezzo fra l'astratto e il figurativo, e questo prelude, ma poi lo sentiremo dalla viva voce di Andrea, a un ciclo pittorico magari innovativo. Certo, ma lui, Simoncini, ha sempre porta avanti in sé una continua ricerca, sperimentazione continua attraverso lo studio. Lui è un grande intellettuale, quindi lo studio è la prima cosa, la riflessione, e quindi questo lo porta ad elaborare sempre un linguaggio nuovo, pur mantenendo la propria identità stilistica. E quindi è sempre un discorso in evoluzione che si rivolge a noi, quindi dialoghi con è proprio il dialogo
dall'antichità attraverso il tempo, un dialogo che si rivolge a tutti noi e che dobbiamo apprendere e anche sul quale riflettere, e credo che possa dare sia dal profilo tecnico sia proprio da quello compositivo e di pensiero, che possa dare anche degli insegnamenti notevoli, insomma, a chiunque, soprattutto anche ai giovani e alle persone interessate, che si avvicinano all'arte. Insomma, questo è, diciamo, un bel esempio. Andrea Simoncini, ovviamente, come detto in apertura dei servizi, è ben conosciuto dai nostri telespettatori perché spesso ci fa l'onore di essere presente alle mostre che noi proponiamo ai telespettatori, perché, come diceva poc'anzi la dottoressa Gentilini, è partecipe fino dagli anni 70 non solo della vita artistica ma anche della vita culturale fiorentina, quindi lo troviamo spesso alle nostre rassegne cinematografiche, al teatro e in tante altre manifestazioni, e ovviamente questo suo spessore culturale, come ben sottolineato la dottoressa Gentilini, lo si ritrova poi perfettamente traslato nelle opere che la regia vi ha proposto fino a questo momento. Ma vorrei che fosse lui stesso a presentare questa mostra, perché ogni mostra è come un parte, un figlio, anche se ci sono quadri magari già esposti, ma l'identità di una mostra è unica e quindi è irripetibile. Per questo magari i nostri servizi sono utili, per ricordarci a distanza di anni anche la presenza di artisti importanti che purtroppo non ci sono più con noi, ma ci sono le loro opere, e questo è quello che tu hai sostenuto. Eri partecipe anche al funerale di Luca Linari, che tu apprezzavi molto. Gli artisti per fortuna non muoiono mai. No, è vero, rimangono le opere, e quelle testimoniano la grandezza dell'artista, perché l'artista lascia dentro di sé, è un dono, lascia alla città, al pubblico, lascia agli amici una parte di se stesso, e questa vive nelle opere che lui ha fatto in passato. Perciò io ero molto amico di Luca, e purtroppo ci manca, perché era un faro, una persona che ci stimolava nel pensare, un fine intellettuale, un grande personaggio, e io lo stimavo molto, molto. Qual è il messaggio? Questa è una mostra piena di simboli, quindi è evidente che ci sono dei messaggi anche di non facile lettura, magari, che si evidenziano a una lettura più profonda, una seconda lettura delle opere. Qual è il messaggio di questi, che ci viene dal passato e, come ha detto Gabriella Gentilini, è del tutto attuale? Certo. Dunque, sono le persone, sono i maestri che aprono la strada al pensiero, e Luca, come tanti altri, insomma, che sono passati nella storia recente della cultura fiorentina e non solo, hanno tracciato una strada, e quelli che ti spingono e ti stimolano a pensare, perché guardando al passato, guardando alle opere dei maestri, si può trovare ancora tanta ispirazione, tanta energia, tanto da apprendere, ma non in senso diciamo vero, in senso figurato. Si può prendere il pensiero loro e portarlo avanti, è un testimone che dobbiamo raccogliere e portare avanti, e io in questa mostra in effetti ho cercato di sintetizzare 25 anni di lavoro, partendo dai lavori degli anni 90, sempre sul tema del mito, sul tema della tradizione classica, ispirandomi alla tradizione etrusca, romana, greca, riflessioni anche diciamo esoteriche, anche un po' ermetiche, perché non tutti magari sono in grado di capirle e bisogna un po' sforzarsi, perché io amo nelle persone un po' la voglia di capire, di leggere le cose, perché le cose vanno lette, non solo viste, perché il guardare può restare un fatto così episodico, invece vanno un po' analizzate, vanno un po' studiati i lavori, perché dentro c'è tanta voglia di trasmettere, tanta voglia di dare e di condividere, ecco, questo è importante. In ogni modo, i miei lavori qui sono una carrellata, è un'antologica, infatti è un'antologica, Dialoghi dal presente, dove piano piano si cammina dentro un mondo che è quello dell'arte, della suggestione, l'arte che riguarda il surreale, riguarda la metafisica, riguarda
non direi, riguarda un mondo molto personale, però io trovo condivisibile con gli altri, perché le emozioni, insomma, più o meno siamo umani, perciò le emozioni sono comuni. Uno davanti a un quadro ha la stessa emozione magari di chi l'ha fatto, o condivide l'emozione di chi l'ha fatto. Tanta gente che è venuta via della mostra ultimamente ha cercato di trovare in questi lavori delle proprie emozioni e riflessioni e sensazioni, cosa a me piace, perché quando si riesce lavorando a dare al fruitore una lettura che si avvicina alla tua interpretazione, è già un successo, perché allora abbiamo qualcosa in comune, no? È un legame, è un ponte che si crea, e questo è fondamentale. Secondo me in pittura deve esserci questo, perché la pittura deve essere proprio un dono, un'apertura, un messaggio di scambio di cose, perché sennò altrimenti non serve, no? Se no rimane un fatto fine a se stesso, insomma, una superficie dipinta che non ha certamente una valenza se non riesce a dare qualcosa agli altri. Invece la pittura deve essere assolutamente un'apertura, deve essere una chiave di accesso verso la comprensione dei sentimenti, e questo è fondamentale, secondo me. Prima di concludere, per un'artista fiorentina esporre alle Giubbe Rosse, che è un traguardo per qualsiasi artista proveniente dalle parti del mondo, ma per un fiorentino, per un intellettuale fiorentino, perché qui ovviamente non si tengono solo da sempre mostre d'arte, ma anche si presentano libri, si fanno pomeriggi di poesia e convegni, insomma è un focolaio di iniziative culturali, quindi oggi è un punto d'arrivo, questa mostra è un punto d'arrivo, ma anche di ripartenza, perché i punti d'arrivo sono anche sinonimo di ripartenza. Indubbiamente, si può dire che mostre come queste, visto l'apprezzamento anche degli amici che sono venuti a trovarmi e hanno visto la mostra, ti danno stimolo per fare di più, sempre meglio, perciò ti mettono anche in quella situazione, in quella condizione di essere responsabile, pensa bene, di essere responsabile di quello che tu fai, perciò non è un gioco, è una cosa seria, ti presenti, ti metti a nudo, fai vedere quello che sai fare, fai vedere quello che pensi nel migliore dei modi che ti riesce, e a questo punto c'è la responsabilità di portare avanti il lavoro, perché dice, ma come, insomma, hai dimostrato qualcosa, devi dimostrare altro e forse anche meglio, e questo è proprio una specie di spinta, è proprio una specie di sinergia che devi portare avanti. Bene. Allora noi invitiamo i telespettatori a venire immediatamente appena visto questo servizio, al massimo rimandate di un giorno, perché come ci ha comunicato Jacopo Chiossi, per il cambio di gestione le Giubbe Rosse rimarranno chiuse per 10 giorni dopo la conclusione della mostra di Andrea Simoncini. Il titolo, ve lo ricordo, è Dialoghi dal presente, la curatrice è la dottoressa Gabriella Gentilini, la promozione è a cura dell'Associazione Amici delle Giubbe Rosse, il patrocinio del Comune di Firenze.